Io mi chiamo Tiberio, in arte mi chiamano Fasma, sono una persona di 22 anni, il WFK sta arrivando, preparatevi perché non siete ancora pronti. Ciao, sono Gigi, ho 21 anni e sono il produttore di Tiberio. E mi hai fatto una frase tu. Sai che a volte ti penso quando sto con un'altra che mi parla nel letto, ma so che con lei sarà solo del sesso. Che con lei sarà solo del sesso. Sai che a volte ti perdo per il gusto di capire se sei te che cerco. Non accetto il fatto che tu mi legga dentro. Io non scappo da te, scappo da me stessi. Infatti penso che tu sia un po' diversa. Dentro al petto non ho nulla ma sei entrata in testa. Non ho nulla che mi cura tranne la mia tasca. La mia testa dice resta, la mia bocca basta. Fasma, UFK per sempre. UFK è famiglia. Boh, sì, cioè è un posto proprio per riflettere, fermarsi un secondo, guardare quello che c'è davanti e dire mo sono fottuto oppure è appena iniziata. Fame solo di te, ah. Perché niente mi sta bene, perché forse basi te, ah. Perché posso avere tutte ma io voglio solo te qua. Perché io non sono me se tu non stai con me qua. Sì, il fatto che secondo me, vabbè, il rapporto tra di noi secondo me c'è. Comunque, vabbè, secondo me è fondamentalizzato dall'amicizia, cioè prima di questo, cioè comunque obiettivamente parlando non ci siamo mai visti guardandoci, oh, mi fai beat. Oggi mi fai beat, sì. Cioè, capito, non è quello, però il fatto è pure secondo me questa cosa ci ha creato intimità intera, cioè l'uno con l'altro, capito? Comunque il poter dire ed essere più vero di magari come sei al di fuori dello studio di registrazione. E poi molte volte io ho un po' molti problemi, poi l'hai notato, a cantare davanti alla gente e cose del genere, perciò mi si crea proprio un'intimità con Gigi, che però sta tranquillo perché tanto lo conosco, ci conosciamo da sempre e sappiamo quali sono e come siamo nati, capito? A livello musicale, cioè, può bastare anche il solo Tommy, che anche se realmente a livello musicale magari non fa niente, ma con la sua presenza ci dà ispirazione, magari sta lì attento a dire guarda, quella cosa secondo me era meglio fatta così, quella cosa invece no. Alla fine musica, perché piegarsi e concludersi in un genere? Sì, per prima la nostra musica non ha un genere, no? Sopra il palco sì, faccio il panico. Fumo come bro, poi ricarico. Me la scopo sì, poi la scarico. Non ho voce no. Allora, ora ci hanno appena cacciato il nostro studio. Abbiamo fatto casino dentro allo studio e ci hanno lasciato. No, però dai, ci hanno dimenticato le chiavi in Puglia. Quella è la realtà. Però abbiamo, ci manca la chiave di sto cancello. Vabbè raga, mi sa che situazione brutta, ma le estreme rimedi, la penso molto così. Aspetta, mi ha scordato, la scordità. Yes. Onesto, faccio parte di voi. Dov'è Fasma? Benvenuti in studio. Qua lanciano rose se tutto va bene, se è tutto in salita. Quattro parole qua finte, persone qua solo saliva. Sento le note, le strade sono vuote, l'effetto saliva. Mi levi la vita se levi le dita dal piano, quindi continua. Secondo me per poter scrivere bisogna vivere, perciò parte da vissuto. Già io non posso mai scrivere qualcosa che non ho vissuto, perché come dico sempre, partendo dal fatto che espressione in realtà è tenere la realtà, se io non partissi dalla realtà sarebbe l'errore capitale che poi costruisce un albero sbagliato, no? Mentre si parte dal vissuto, perciò ti dico che
si vive, bisogna vivere. E secondo me ogni giorno c'è qualcosa che ti deve stimolare per dire io devo vivere. Cioè, e perciò ti dico che secondo me parte proprio dalla realtà che viviamo ogni giorno. E magari non ogni giorno totalmente, perché poi alla fine quello che non succede ogni giorno è quello che poi ti rimane impresso e che poi vuoi scrivere all'interno magari di un testo. Perciò fai conto, come si può vedere, la gelosia della musica in quel caso può essere, per quanto riguarda me, secondo me, il fatto che quando magari scrivo, metto una canzone, prendo, la registro, faccio, non ne sono 2000 convinto. Perché? Perché ci tengo, voglio che sia perfetta, ma perché non perfetta. Che lasci una parte di te comunque in quello. Che mi ci rivede e dico, porca puttana, quello sono io. Sei più bella sì delle cupole di Roma. Mi presento bella signorina. Ti ho visto che ballavi sola sotto cassa come fossi ballerina. Ti ho immaginata nuda mentre passi una cartina. Nella stanza scalza e mi racconti la tua vita. Solo per sonoce signorita. Viaggio solo andata per Caracas con l'anello tra le dita. Mi chiedi dove è nata questa strada, è senza salita. Questa roba non è nata in strada ma comunque è vita.